Al primo posto c'è Bolzano, all'ultimo Catania. Nel mezzo tutti gli altri capoluoghi d'Italia, classificati sulla base di 18 indicatori generali raggruppati in 6 parametri: qualità dell'aria, ambiente urbano, consumo e dispersione di acqua, mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti ed efficientamento energetico, che determinano la classifica sull'ecosistema urbano stilata da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, relativa alle performance ambientali delle città italiane nel 2022. Tra i 4 capoluoghi abruzzesi che nel computo totale dei parametri perdono importanti punti percentuali, la città migliore è Teramo, al 39° posto, che pure scende di 19 posizioni rispetto al 20° gradino della passata classifica. Tra le top 40 d'Italia, Teramo è l'unica abruzzese a superare la soglia del 50% a fronte del 53% che individua la media nazionale di sostenibilità ambientale. Seguono L'Aquila, che perde 22 posizioni attestandosi al 78° posto, Chieti all'81esimo, perdendo 18 posizioni, e infine Pescara, che chiude la classifica abruzzese all'86esimo posto sui 105 totali della classifica nazionale, scendendo di 10 posti. Nel dettaglio però non si può dire che le città siano rimaste con le mani in mano. La buona volontà dei comuni di attuare comportamenti virtuosi si traduce spesso in pratiche concrete, ma in generale la situazione resta confusa, perché quello che manca è una pianificazione d'insieme delle città, secondo quanto fotografato dalla classifica del l'ecosistema urbano, come spiega anche Silvia Tauro, presidente di Legambiente Pescara. Dal rapporto di quest'anno purtroppo emerge un passo indietro delle città capoluogo abruzzesi. Stante ferma la classifica interna, quindi, che vede Teramo come postazione migliore per la qualità della vita per l'ecosistema urbano nel suo complesso, seguita dall'Aquila, Chieti e poi Pescara, però in particolare proprio Teramo, L'Aquila e Chieti fanno un passo indietro notevole rispetto alle posizioni dell'anno scorso, perdendo in percentuale dai 5 ai 7 punti rispetto ai 18 indicatori generali, mentre è più contenuto, solo di un punto percentuale, il passo indietro di Pescara. Questo ci dice che si fa fatica a trovare una pianificazione completa e definitiva per quello che riguarda la sostenibilità generale delle nostre città, in cui i vari ambiti, quindi aria, acqua, energia, mobilità, rifiuti, ambiente urbano, non trovano una sintesi nel loro complesso, ma vengono sempre affrontati in maniera disomogenea, in maniera tale da impedire un completo e organico sviluppo delle città. Giuseppe Di Marco, presidente regionale di Legambiente, cosa si può fare per invertire questa tendenza? Sicuramente occorre una maggiore attenzione verso le azioni che possono mettere a sistema gli elementi che poi ci aiutano a costruire dei veri e propri ecosistemi urbani sui nostri capoluoghi di regione. Il tema sta anche nell'utilizzo dei fondi e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel senso che se le nostre città non crescono da un punto di vista di adattamento climatico e di sostenibilità, rischiamo di mettere gli stessi fondi che la Comunità Europea ha messo a disposizione, di non renderli attuabili, perché non bastano le risorse. Non basta ragionare in una visione territoriale, bisogna proiettare questa azione dentro un'azione di sistema reale che tenga al centro il cambiamento climatico e quindi la messa in rete di tutti quegli attrattori che poi ci aiutano a costruire dei veri e propri ecosistemi urbani.